Al calar della sera, mentre Filomena si aggirava per le stanze della sua abitazione in cerca di un suo vecchio libro, venne attirata da un mobile solitamente inaccessibile e chiuso a chiave. Si avvicinò e si accorse che era stranamente aperto. Così, spinta dalla curiosità, sbirciò tra i documenti gli antichi manoscritti. Frugando di qua di là, trovò una scatola e l'aprì. Il cuore iniziò a batterle sempre di più e sentì un brivido lungo la schiena. Prese in mano delle lettere e, mossa da un briciolo di adrenalina, lesse alcuni nomi. Per un attimo il cuore cessò di pulsare. Messer Currado. Si fece coraggio e aprì con delicatezza la lettera, per evitare di danneggiarla. Nell'epistola, l'uomo confessava e chiedeva umilmente perdono per l'agghiacciante gesto compiuto durante la giovinezza, quello di aver brutalmente ucciso l'amante della sorella Elisabetta. «Spero, mio Dio, che tu mi accolga nella tua misericordia. Chiedere perdono è poca cosa in confronto al peccato commesso, ma presto sarò al tuo cospetto. La mia vita è giunta a conclusione. Dunque, ho bisogno di togliere questo peso insostenibile che mi tormenta e logora l'anima. Cuor mi dolga a ricordar quel giorno in cui spezzai la vita al giovane Lorenzo. Senza pietà, io e i miei fratelli decidemmo di trarlo in inganno, convincendolo a trascorrere il tempo fuori città. E lui ingenuamente accettò l'invito. Non ci posso pensare alla crudeltà con cui, accecato dal rancore, lo colpì alle spalle come un vero traditore. Vidi il suo corpo accasciarsi in elmo al suolo e in quel momento mi sentii sollevato e soddisfatto di aver portato a termine il nostro piano. Ora mi sento affogare in un vortice di rimorsi. Dio, cosa darei per tornare indietro? Se solo potessi non aver dato retta ai miei fratelli e non essermi fatto coinvolgere in tale delitto, non sarei qui avvolto da pensieri che mi rimbombano nella mente e nel cuore. Mi rattrista pensare con quale freddezza presi in mano quel sasso e con quale indifferenza osservai il sangue di quella povera vittima tingere le mie mani. Tuttavia, mai una volta abbiamo considerato il dolore che con tale gesto abbiamo provocato a nostra sorella. Lei, bel fiore della nostra famiglia, come una rosa a poco si è appassita, fino a morire. La mancanza del suo amato Lorenzo l'ha straziata perché grande era l'amore che provava per lui. Tutto cominciò quando il giovane commesso iniziò a lavorare nella bottega, aiutandoci sia nella produzione che nella vendita. Egli trascorreva la maggior parte del tempo lavorando in nostra compagnia e proprio per questo Elisabetta se n'era invaghita. Quella notte mio fratello maggiore scoprì l'intrigo amoroso tra i due e li colse stretti l'un l'altro nel letto. Fu la scintilla che innescò rabbia e risentimento verso Lorenzo. Convinse i fratelli che nostra sorella meritava un altro uomo e ci spinse a porre fine alla relazione. Eravamo terrorizzati all'idea che potesse uscire uno scandalo in paese se si fosse venuto a sapere che nostra sorella, Elisabetta, trascorreva molte delle notti correnti assieme ad un numero commesso. Eppure la loro passione cresceva giorno dopo giorno. Elisabetta, come un fiore appena sbocciato, sprecciava di felicità e la gioia di stare a fianco al suo amato traspirava in ogni suo gesto. Per non parlare dei suoi occhi, che brillavano come diamanti. Nel frattempo, noi fratelli discutevamo, tramavamo contro il loro amore e il loro futuro. Come abbiamo potuto farle questo? Che diritto avevamo di troncare la vita di Lorenzo e il disegno d'amore di Elisabetta? Ciò che mi assilla è il pensiero di nostra sorella, che disperatamente chiedeva di Lorenzo e, una volta scoperta la sua morte, piangeva la sua mancanza, custodendo con molta premura un vaso di basilico, come una ricchezza inestimabile e come si controlla un parametro che dovrebbe rimanere invariato. Coltivava la pianta e ne aveva cura più di ogni altra cosa, annaffiava tutti i giorni con acqua di rose e con le sue stesse lacrime, e con i gesti aveva attirato l'attenzione dei nostri vicini, che un giorno ci raccontarono tutto ciò che faceva Elisabetta con la sua piantina. Passò del tempo e decidemmo di sottrarre il vaso, dentro il quale era nascosto il motivo di così tanto attaccamento. La testa dell'amato era ancora avvolta in un telo di seta e non ci pensammo due volte a sottrarle nuovamente il poveraccio. Nonostante il nostro atto spietato, invece di starle accanto e darle conforto, abbiamo infierito su di lei, portandole via l'unica ragione di vita, ovvero l'ultimo ricordo del suo amore. Mio Dio, pietà di brutalità, chiedo perdono. Sono consapevole che i peccati commessi hanno offeso te e hanno lacerato la mia mente e il mio corpo, ormai consumati da un male incurabile.
che possa questa giustizia, giusta punizione, espiare la mia colpa. Grazie, buon Dio. Carissimi lettori e carissime lettrici, avete avuto la fortuna di ascoltare la bellissima riscrittura della mia novella, la cui intenzione non è solo quella di intrattenere, ma anche di dare utili consigli. Nella novella di Elisabetta da Messina, a differenza di quella di Andraccio da Perugia, si scontrano due sistemi di valori diametralmente opposti: da una parte l'amore, dall'altra la logica mercantile. In questo caso ho esaltato il sentimento amoroso come una forza che non si può reprimere, criticando l'atteggiamento dei fratelli di Elisabetta, pur avendo esaltato la figura del mercante nella novella di Andraccio per la sua intraprendenza. Qui ne ho mostrato gli aspetti negativi: la logica economica non può essere il fine ultimo dell'esistenza umana. Infatti i tre fratelli, pur di mantenere alto il buon nome della famiglia e non intaccare il benessere economico, sacrificano letteralmente la sorella Elisabetta, in quanto distrutta dalla morte del suo amato, si ritrova in una forte depressione che la porterà velocemente alla morte. Inoltre c'è una critica all'eccesso che caratterizza entrambi i sistemi: se da una parte i tre fratelli sono completamente ciechi di fronte ai bisogni naturali utilizzando una tecnica che è ripiegata solo su se stessa, quella dei mercanti, dall'altra parte l'amore di Elisabetta è un sentimento malato che la conduce ad azioni immorali, tagliare la testa a un morto e accudirlo come un figlio, e nel caso dei fratelli uccidere l'amante di Elisabetta.